La guerra è giusto fino a un certo punto. Sicuramente è una cosa da non fare. Si potrebbe benissimo risolvere attraverso la diplomazia, trovando accordi. È una cosa molto brutta, dove muoiono molte persone, cioè provoca distruzione, però in certi casi secondo me è giusta. Sinceramente non ho una grande opinione della guerra, secondo me non è giusta, più che altro. È inutile. La guerra è sì, sicuramente una cosa negativa che non ci deve essere, diciamo, ed è il conflitto tra o più popolazioni o due popolazioni, tra nazioni, comunque tra idee politiche differenti. Il razzismo secondo me è una cosa ingiusta, però le persone che vengono, le persone straniere che vanno in un altro paese devono rispettare le regole che ci sono in quel paese. Io ho chiesto al mio amico, faccio sei razzista, mi fa sì, faccio perché, fa perché odio tutti i negri, quelli che sulle spiagge che vendono i vestiti abusivamente. L'anno scorso c'era un compagno di classe che era fascista, razzista anche, e per esempio odiava le persone di colore, soprattutto i marocchini, perché diceva che puzzavano, erano stupidi. Certi dicono viva il duce, oppure dicono, non so, poi vanno su internet, sì, vanno tutti su i siti del duce, così. Un atteggiamento che loro assumono, che magari in cuor loro non provano neanche. Però dicono, magari una mattina si svegliano e dicono ok, io sono razzista perché adesso i razzisti vanno di moda. Ho un'amica che, diciamo, sostiene le leggi tipo razziste. Perché ha avuto delle esperienze nella sua famiglia un po' spiacevoli. Razzista è una parola troppo forte per me. Io penso che io tutte le volte mi chiedono se sei razzista e dico io ho il mio razzismo, perché quello che penso riguardo a queste persone e la maggior parte sono cose che non mi vanno bene, ma essere razzista è una parola troppo forte. Io comunque dico che è il mio razzismo. In classe abbiamo fatto un tema dove lei ha esposto le sue idee, così anch'io l'ho fatto e l'abbiamo un po' confrontato, abbiamo un po' parlato. Mi fa scattare questa cosa il fatto che appunto nella religione musulmana c'è questo fatto di superiorità degli uomini che assolutamente non esiste e che le donne vengano sottomesse, debbano portare i veli, non possono fare questo, non possono fare quello, devono stare a casa. È una cosa assolutamente che non deve andare, perché noi donne siamo come gli altri, come gli uomini. La maggior parte delle persone fa questo, diciamo, perché è un modo per essere un po', come posso dire, dei ribelli, diciamo, per sentirsi più, diciamo, cattivi rispetto agli altri. Mi piace il potere, mi piace, non lo so, e questo fatto è nato da questo fatto del mio carattere. Prima non ero così, da piccola proprio non ero così totalmente, perché adesso però sono successe delle cose che mi hanno indotto a essere un po' più dura, un po' più cattiva, e quindi sono diventata anche più forte. Il primo valore è l'amicizia, secondo me è la cosa più importante. Dopo, un valore è la libertà e l'onestà. L'amicizia, la lealtà, la famiglia, e la sincerità. In questo momento, sinceramente, secondo me non dice nessuno la verità. Perché io, in base a quello che sento, forse riesco a farmi un'opinione, però soprattutto quello che pensano i miei genitori. È importante, secondo me, parlare perché i ragazzi sappiano quello che possono fare, quello che è giusto e quello che non è giusto. Valore per me è la vita ha un grosso valore. L'amicizia sì, è importante come valore. Poi l'onestà anche, perché bisogna sempre essere onesti. L'amicizia è la sincerità. L'amica o l'amico è quello che se ne va quando il resto, quello che arriva quando il resto del mondo se ne va. La pace è una cosa che dovrebbe esserci sempre per far sì che tutte le
i popoli vivano bene, senza aver paura ogni giorno di uscire di casa e trovarsi qualcuno che gli spara. La pace è una cosa estremamente bella, una cosa che dovrebbe esserci, però in certi casi non ci può essere. È quando si riesce a convivere. La cosa fondamentale è il rispetto, perché si può vivere la pace solo con il rispetto. Cioè, se tu rispetti le idee di una persona, non ci sono contrasti tra le due persone, quindi comunque c'è un clima di pace. E questo succede tra compagni, magari in famiglia, con i genitori. La stessa cosa anche con i conflitti mondiali, diciamo. È il modo di chiarirsi e comunque di affrontare i problemi parlando e senza fare del male all'altra gente. Scena 1-4-1! Scena 1-4-2! Scena 1-5-1! 1-5-2! Stop! Scena 2-10! Silenzio! Azione! Questo pacchetto è per mio fratello, si chiama Martlen ed è prigioniero al primo piano. Va bene, glielo darò, ma adesso va via, che se ci vedono i tedeschi siamo morti. Mi raccomando, è importante! Martlen. Ho un pacco per te, è di tua sorella, vieni, te lo lancio. Grazie. Tu sai dove ci porteranno? Cosa faremo? Non lo so, sono solo un soldato di guardia. Tu non puoi farti uscire. Abbiamo delle Africa e dei soldi. Non so. Ti prego, abbiamo paura. Cosa ci accadrà? Abbiamo parecchi soldi. Va bene, però ogni 10 minuti arriva la pattuglia tedesca a controllare. Dovete essere veloci. Se ci scoprono, ci ammazzano tutti. Voi perché avete cercato di fuggire ed io perché vi ho aiutato. Capite che qui si rischia la vita di tutti. Sei sicuro? Non mi sembra molto resistente. È la nostra unica possibilità, o la va o la spacca. Va bene, però ci dovremmo sbrigare. Stringi i nodi, abbiamo minuti contati. E se la corda si spezza e se i tedeschi ci scoprono e se ci ammazzano? E ora venite, la pattuglia tedesca è lontana. Presto! Dai Martin, vai giù. No, vai prima tu. La corda si è spezzata. Martin! Non c'è tempo da perdere, andiamo, la pattuglia tedesca sta per arrivare. Lui non riuscì a venire fuori dalla caserma di Porta d'Asiglio, dopo li trasportarono tutti alla stazione, non so se in treno o con quale mezzo, li deportarono tutti verso Verona. E lì fermarono a Verona in una caserma, non so dove, in campagna, eccetera. Ci fu un bombardamento anche là e lui riuscì a scappare di là. Questa mattina sono andata al panificio per comprare il solito pane. Mi affrettai, perché ero già in ritardo e sapevo che nelle prime ore del mattino il panificio era sempre pieno. Il solito profumo di pane si sentiva fino in fondo alla via. Il mio passo era abbastanza veloce, ma nonostante tutto non ci fu niente da fare. Dalla porta vetrata si vedevano già le persone in fila che aspettavano impazientite. Sbuffai, raggiungendo la maniglia della porta. Le commesse mi salutarono affettuosamente, molto indaffarate tra una richiesta e l'altra. Oramai ero già una cliente abituale. Mi misi a osservare le nuove curiosità, tra biscotti e crostate, non mi accorsi che la commessa stava chiamando il mio nome. Mi girai con il sorriso, chiedendole scusa, e le dissi che la mia attenzione era sempre stata catturata dai dolciumi. Avvicinandomi al banco le dissi: «Il mio solito pane, grazie». Lei mi rispose che l'ultimo pezzo l'aveva dato proprio al signore che stava prima di me in coda. Me lo potevo immaginare, chi dorme non piglia pesci. Così la commessa mi porse una pagnotta di pane scuro, dicendomi che questo era l'ultimo rimasto. Lo presi e ci passai due dita, che si sporcarono di una polverina scura. Poi
portandolo vicino al naso, un ricordo, un odore familiare. Sì, era l'odore che faceva la mia cartella. Quando la riempivo, la tenevo stretta stretta al petto per non far vedere lo strano gonfiore. Poi i panini li dava Sara, che li distribuiva per sfamare tutti quelli della sua baracca. Scusate se vado troppo di fretta, ma ricordo è talmente forte. Vi racconterò tutto, dall'inizio, ricominciando dall'atmosfera che c'era al campo di concentramento. Il terreno su cui si abbassava il mio sguardo quando camminavo era segnato di orme, di anfibi e cingoli che si intrecciavano fra loro. Tutto ciò mi dava sensazione di caos, tristezza e rabbia. Sembrava quasi che anche il terreno esprimesse i propri sentimenti. Mi sentivo osservata dagli internati ebrei che mi sogguardavano, bisbigliando col vicino. Tutto questo era accompagnato dagli urli minacciosi dei tedeschi. Sospirando alzavo il viso e guardavo in alto come se volessi trovare una via d'uscita da quel tormento. Ma lì trovo solo una nube grigia e compatta che ricopriva interamente il cielo come un soffitto soffocante. Non lasciavo oltrepassare i raggi del sole. Là lavorava mio padre. Un uomo freddo, dal portamento rigido, orgoglioso di se stesso, forse troppo. Ciao papà. Cosa ci fai qui, Michelle? Torna a casa a studiare. Ma cosa ti succede, papà? Credevo che ti facesse piacere che ti venivo a trovare. Ho da fare, torna a casa, tua madre ti sta aspettando. Ma io voglio stare un po' con te. Allora proprio non vuoi capire che non è un posto per bambini. Ma se non è un posto per bambini, allora cosa ci fanno tutti quelli là? Loro sono diversi. Ma come, papà? Sono bambini come me. Vattene, vattene via. Me ne vado, papà. Ti prego, non mi fare del male. Vai via, tu! Non sono come gli altri, lasciami, papà! Forza, Michelle, andiamo a casa. Sì, sì, padre, arrivo subito. Ciao, sono Michelle. Come ti chiami? Su, dai, dimmi. Mi chiamo Sara, ma... Dimmi, cosa? Per voi sono solo un numero. Io ho 13 anni, e tu? Anch'io 13, li ho compiuti da un mese. Spero anche di arrivare a 14. Che bella, abbiamo la stessa età. Ho tanta fame. No, scusa, quasi dimenticavo. Guarda cosa ti ho portato di buono. Spero che ti piaccia. Grazie. Avevi tanta fame, vero? Qui non ti danno mai da mangiare. No, qui non si danno niente da mangiare. Ma io non capisco perché sei in questo posto. Dovresti avere una famiglia, essere felice e comprarti un bel vestito nuovo. Una volta era così anche per me. Michelle, muoviti! Andiamo a casa! Scusa, c'è mio padre che mi chiama. Ciao! Ciao, grazie. Michelle, muoviti! Non fare tardi come l'altra volta! Sì, sì, papà, arrivo subito, non ti preoccupare! Ma Michelle, ciao! Sei venuta anche oggi, grazie, voglio di vederti. Ah, fa sempre piacere avere un'amica, no? Sì, specialmente qui. È stata dura oggi? Sì, ma per fortuna certe volte tuo padre non è di turno, quindi per noi è più facile. Per oggi potete stare tranquilli. Guardate, gli ho portato qualcosa di buono. Devo fare in fretta se mio padre mi scopre. Ecco, tieni, Michelle. Grazie! Grazie! Tenete, tenete! Michelle! Michelle! Oddio, c'è mio padre! Cosa stai facendo? Papà, avevano fame! Per favore, non picchiarli! Loro sono ebrei! Papà, ma dove la stai portando? Sara! No. Sara! Michelle! Oddio, e adesso? Cosa li avrà fatto? Dai 13 ai 18 anni mi trasferì in Svizzera.
In questi 5 anni il pensiero di Sara mi sfiorò più volte, ma oramai non avevo più lacrime per ricordarla. I miei genitori, in 5 anni di collegio, non vollero più vedermi, né io volevo vedere loro. Si vergognavano di aver avuto una figlia che aveva aiutato un'ebrea, razza impura. Loro mi avevano sempre insegnato che la razza ariana è la più importante, la più forte, ma era tutta una scusa. Io con Sara avevo capito, non c'è una razza, non c'è, siamo tutti uomini, tutti uguali. Ma una cartolina, quando avevo 18 anni, arrivò in collegio e mi avvisò che i miei genitori erano morti sotto un bombardamento di Berlino. Ora, il ricordo di Sara è ancora molto forte, però ho capito una cosa. Non esiste una razza più importante. Tutti gli uomini sono uguali, tutti con gli stessi diritti. Primo, quello di essere rispettati.